e ascoltate queste belle parole che sono piene di Gabriele. Questo paesaggio lo vedo ogni volta che passo sulla Siena, Firenze, ieri sera l'ho rivisto un'altra volta ed è bellissimo pensare come un'immagine forte può incidere dentro di noi, talmente forte che ha una sorta di potere di superare la realtà, di sopravvivere alla realtà. Cioè normalmente le fotografie che vediamo di luoghi dopo 20 anni sono sommersi, sono seppelliti dalla realtà che è cresciuto di fronte a noi. Ma in qualche caso, come in questa, la fotografia è talmente bella, talmente potente che seppellisce la realtà. E io ogni volta che passo davanti a questa collina penso a questa fotografia e per il resto della mia vita, nonostante dove sono, ricorderò questo profilo e non quello che c'è adesso. Allora, il primo racconto, questa immagine, e pensate per cortesia a queste tre parole chiavi, tematici, documenti, memoria, il tempo. Non li aveva visti arrivare, ma aveva sentito il rumore del motore che rallentava e lo sfrigolare delle ruote sulla terra del viottolo. Si chiese chi potesse essere, perché sapeva che giù alle case non c'era nessuno e oltre le case la strada non andava. Uscì sulla porta e vide l'auto parcheggiata di lato. I due uomini scaricavano qualcosa dalla macchina, ma non riuscì a capire bene cosa fosse, perché i suoi occhi ormai distinguevano male a quella distanza. Si avvicinò, gli uomini si voltarono e lui salutò. Risposero. Ormai era accanto a loro e vide che gli oggetti che tenevano in mano erano macchine fotografiche. Si fece ancora più vicino e li interrogò. Diede anche dei consigli sulla luce, sulla foschia che stava salendo. Gli uomini risposero con frasi sempre più brevi. Avevano altro da fare, capì che parlare con lui. Aveva pensato che i suoi consigli potessero essere utili perché conosceva quei posti, ma ognuno lo fa in modo suo ormai e ha spesso poca pazienza. Allora tornò verso la casa. Davvero conosceva bene quelle colline. Erano solo un pezzo del mondo e piccolo, lo sapeva, ma il mondo varia poco. Sono sempre gli stessi i sentimenti degli uomini. I suoi ormai erano pensieri incerti, opachi della stessa foschia che saliva all'orizzonte come fiato, grigi del fumo degli sterpi bruciati. Conosceva bene quel mondo, lo lavorava da anni, come l'avevano lavorato suo padre, il nonno e chissà quanti ancora prima di loro. Non si erano mossi, né si era mosso lui. Poi i figli avevano cercato qualcosa di più comodo, ma le creste delle colline erano restate al suo fianco, anche ora le vedeva che salivano e scendevano come respiri e fra l'una e l'altra correva il fiato della nebbia. Lontana, ultima sull'orizzonte, cresceva la più alta e le mura del borgo che le cingeva sembravano un bastimento in navigazione. Eppure lui sapeva che erano ferme almeno da quando era nato. La nebbia si diradava sempre più e il sole sfondava gli angoli del paesaggio. Dalla finestra del primo piano ora potevo vedere anche il paese vicino. Era meglio che non arrivasse il paese, che rimanesse al suo posto, che lasciasse i contadini a fare il loro lavoro senza pensare al resto, alle voglie della città. Ma questi erano mugugni da vecchio, perché il paese scivolava verso di lui e prima o poi sarebbe arrivato a bambini da casa. Eppure non lo riconosceva, non sentiva la stessa gente, la musica di quando era giovane. Fatica e manico, ragnatele di terra, anni dopo passato il bruschino per andare a ballare. Poche occasioni e fatica, ma amava più quel paese e la sua vita che i giorni di ora, con il riscaldamento delle case e la televisione che pure alla fine aveva comprato anche lui. I fotografi stavano rimettendo le loro cose nella macchina.
li vide dall'alto, non pensò a salutarli. Forse anche loro erano del comune, erano lì a fotografare le cose prima che sparissero. Ma non spariranno, pensò, almeno non prima che io muoia. Chi c'era giù? Chiese in ritardo sua moglie, secondo i tempi lunghi dei loro pensieri e del loro parlare. Due uomini a far fotografia. Chi? Non rispose. Non prima che io muoia, pensava.